Io conosco il territorio, però io oggi parto più ricco di ieri, perché adesso scappo a Palazzo Chigi, c'è una manovra economica, ma io arrivo ancora più carico di energie, non mi sono stancato per niente. Mi avete ricaricato. Abbiamo il dovere di incontrare le comunità e non di fare passerelle. Dobbiamo integrare i servizi. Il sistema va rafforzato nelle aree interne che pagano lo scotto di una cronica mancanza di infrastrutture. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del suo tour in Alterpini e Baronia, da Morra de Santis a Vallata, dove esistono aziende eccellenti conosciute in tutto il mondo. Nell'area dell'Irpinia abbiamo un territorio che offre, innanzitutto, c'è tanto, è ricco di umanità. E c'è una grande generosità degli irpini che conosciamo per tradizione. Ci sono anche delle realtà industriali importanti come questa e altre che oggi sto visitando. È chiaro che nel complesso dobbiamo rinforzare il piano delle infrastrutture, perché bisogna creare sistema, bisogna integrare questo sistema e quindi bisogna completare questo percorso di sviluppo. A rappresentare al Premier le varie istanze del territorio, il deputato arianese Generoso Maraia. C'è un'attenzione non solo rispetto alle attività produttive, ma c'è un'attenzione soprattutto verso il sud, verso le difficoltà che viviamo, ma soprattutto alla riscoperta anche di quelle che sono le eccellenze, come appunto qui a Lomi o come quella che stiamo creando in Valle Ufita con l'Irisbus. Abbiamo molta fiducia per quello che farà il Presidente del Consiglio, queste realtà che sono veramente in realtà deboli, insomma, senza prospettive se la politica effettivamente non ci mette le mani.